Bene, siamo fuori dal Nokia Theater, si è appena conclusa quella che con ogni probabilità era la conferenza più attesa di tutto questo E3 2012, quella di Nintendo. Più attesa perché ovviamente veniva ripresentato Wii U, la console che l'anno scorso si era affacciata al panorama dando più di qualche perplessità nei giocatori. Si trattava però di un progetto ad uno stadio veramente embrionale. Invece in questo momento le cose sono molto più instradate verso un'uscita che dovrebbe venire nell'holiday season, quindi a fine anno, con un prezzo in realtà invece che non è stato assolutamente accennato e che quindi continua ad essere un punto interrogativo piuttosto importante. A parte questo, c'è stata Wii U è stata la protagonista assoluta della conferenza. Il 3DS ha avuto veramente solo pochi minuti, in cui è stato rimandato ad una successiva conferenza Nintendo Direct, che sarà appunto incentrata solamente sul portatile Nintendo. Tornando a Wii U, sicuramente la conferenza è ruotata attorno ai giochi, questo l'ha detto Reggie e così è stato. Tanti giochi, buona parte di giochi terze parti che però nella maggior parte dei casi erano conversioni di titoli destinati ad uscire anche per console next gen, anzi current gen, scusate, quindi 360 e PS3, e di conseguenza le novità del gamepad erano abbastanza marginali, non sempre particolarmente incisive e comunque molto lontane da quelle che possono apportare invece un titolo realizzato alla base, dalla base per la console Nintendo in esclusiva. E i titoli Nintendo invece, sicuramente il più interessante è stato Pikmin 3, che ha aperto questa conferenza con un Miyamoto in grande spolvero sul palco, e poi invece un Nintendo Land a chiudere, molto più incentrato sul multiplayer e anche su una componente social che sembra essere uno dei cavalli di battaglia di Wii U fin dal menu iniziale, con questo Miiverse che è destinato ad essere appunto il social network di Nintendo e che andrà ad integrarsi in svariate maniere con i giochi prodotti. C'è stato anche Super Mario Bros. U, che però continua nel solco del precedente, sarà sicuramente un blockbuster, ma niente di sensazionale dal punto di vista della sorpresa che può generare. Per il resto una conferenza con alti e bassi. Ho qui il mio caro compagno di avventura Umberto, che ha seguito anche lui dalla conferenza appunto dal Nokia Theater. E vuoi aggiungere qualcosa? Ma sì, io sono forse un pochino meno contento di quello che sei stato tu, non tanto perché alcune proprietà intellettuali appunto tornano, tipo Pikmin o anche New Super Mario, ma perché forse secondo me una conferenza in cui presenti davvero un hardware nuovo come questa non può vincere rispetto a quelle di ieri, rispetto di Microsoft e Sony, ma dovrebbe mostrare veramente qualcosa di interessante, qualcosa di nuovo. In quest'ottica, due New Super Mario, che è uno per 3DS, l'altro è per Wii, forse sono troppi, forse troppe poche novità che non siano appunto giochi per un'utenza comunque secondo me non core, e anche dalle terze parti sì, qualcosa di interessante, mentre altri progetti lasciano sinceramente un pochino più perplessi, perché un Mass Effect 3 in uscita su Wii U non so quale appeal possa avere, probabilmente chi lo voleva già l'ha giocato. Mancata la bomba, diciamo, tutto era più o meno atteso, probabilmente quello meno sul radar era Nintendo Land, che però non ha lasciato grandissime impressioni. Non ha scaldato moltissimo, esatto, comunque direi che come analisi è corretta, anche secondo me è così. E tutto questo spazio invece a Batman Arkham City o comunque a titoli già usciti, destinati a uscire a brevissimo, comunque che non andranno a costituire sicuramente dei titoli esclusivi? Se sapeva tanto di accordo commerciale lo spazio di Batman, insomma, è fin dall'annuncio di Wii U gli hanno dato tantissimo spazio. Per carità, ci può stare un bellissimo gioco, ma anche lì dubito che chi l'ha già giocato se lo ricompri per poter piazzare l'esplosivo col pad o poter utilizzare quelle due feature nuove. Ma aspettavo una cosa diversa per una nuova console, sinceramente. Più che altro Molta continuità col passato, il fatto che ci sia un Wii Fit nuovo che continua ad utilizzare la balance board, e il fatto che comunque Wiimote e Nunchuk continuino, lo si sapeva già, ad essere supportati, esperienze di gioco quindi destinate ad evolversi ma non in maniera radicale.
i due gamepad, finalmente è stato confermato che saranno entrambi, che saranno due gamepad contemporaneamente supportati dalla console. Questo può dare speranze in tal senso, però aspettiamo di vedere, adesso andiamo a giocare, quindi aspettiamo di vedere in concreto se questa Wii U è destinata a convincerci o meno. Vediamo. Thank you.